mi permetto di auspicare nulla nei riguardi del Presidente del Consiglio, che ha totale libertà e facoltà di dialogare con chi crede. Sono io che non ho votato e non voterò mai una persona come la von der Leyen, che ha guidato una delle commissioni peggiori da che esiste la Commissione Europea. Hanno fatto danni peggio della grandine. Quindi se la von der Leyen non vuole avere a che fare con me o con Le Pen, penso che il giudizio sia assolutamente reciproco. Quindi io penso che, e spero che l'Europa scelga il cambiamento. Noi potremo sostenere in Europa solo una maggioranza di centrodestra. Quindi noi la von der Leyen non la votiamo. Macron non è sicuramente di centrodestra, Macron è un guerrafondario, io non voglio avere niente a che fare, non ci parlo di mandare soldati in Ucraina. Quindi o c'è un candidato di una maggioranza di centrodestra come quella italiana, e non ci siamo, qualunque candidato che preveda la presenza dei socialisti o di Macron, evidentemente non può avere il sostegno della Lega.